Che giornatina oggi, si sono fatte le due precise, mi sono dati lunghi due meeting di lavoro. Oggi ho come allenamento nuoto, lo uso come allenamento di recupero, una quarantina di minuti di nuoto. Guardate, questo è già in già pasto, pronto. Lo aspetta per quando torna dall'allenamento. Avete that's visto? That's amore. Eh sì, ho chi mi aiuta oggi. Ciao, avrei dovuto mangiarlo ora, invece è andato tutto super lungo, non sono riuscito a fare pranzo con Paolo oggi. Finito il meeting, ora vado in piscina in macchina, perché tra un'ora ho un altro meeting, quindi devo incastrare tutto. Farò una mezz'oretta, 40 minuti, vediamo quello che riesco a fare. Però ci vado, non mollo, anche se solo per mezz'ora o quello che viene fuori. Comunque già l'andarci e il non dire vabbè dai oggi salta perché ho una giornata super piena e non riesco, no, già l'andarci vuol dire che uno fa quello sforzo che poi aiuta a mantenere la disciplina. A volte quando dovete allenarvi ma non avete voglia, oppure la giornata si incasina talmente tanto che vi saltano le tempistiche, anche fare solo, dico una cavolata, 20 minuti, uscire a correre, salire sulla bici, sul tapirulan, sui rulli, o andare in piscina, o fare un allenamento in palestra, anche solo 20 minuti, un quarto d'ora, fatelo, perché comunque implica il fatto che l'avete fatto. Non è banale, molti dicono no vabbè se non c'ho un'ora non lo faccio, e così poi saltano gli allenamenti. No, si mantiene la disciplina, aiuta sotto tanti punti di vista, quello fisico perché comunque meglio 20 minuti che niente, quello di disciplina perché comunque uno fa, e mano a mano questo aiuta sempre più a allenarsi meglio. Bando alle ciance, sto consumando i miei pochi minuti a disposizione per allenarmi. Io vado e così lunedì si va in piscina. Siamo qui al lavoro, io nel frattempo ne sto approfittando per caricare tutti i video. Sto caricando giga di video per questo video che state vedendo con tutti gli allenamenti della settimana, e sono pronto ad uscire a fare l'allenamento di questa settimana. Oggi è il 20, martedì 20, devo vedere il calendario perché ho perso la cognizione del tempo. E oggi il menu parla di corsa, un allenamento maggiormente aerobico con un po' di qualità. Comunque vi porto con me, dai. Sono già a 27 minuti di allenamento. Oggi pure è bella tosta. Stumidità qua, ragazzi, che roba. Però sempre, ormai il concetto l'avete capito, bisogna imparare a gestirsi e accordarsi di conseguenza con le condizioni esterne, il tuning corporeo in base all'ambiente. Anche questa è una riscoperta della propria natura, in natura, che se correte poi in posti anche un po' più naturali ovviamente avrete altri vantaggi. Io appena posso vengo qui in posti fuori dal traffico, in mezzo alle campagne. Detto questo, sto facendo un allenamento di 20 minuti aerobici, 5 minuti comodo scomodo, 15 minuti aerobici, 5 minuti comodo scomodo, 10 minuti aerobici, 5 minuti comodo scomodo, e poi 5 minuti di defaticamento. Abbastanza tosto, ho già fatto il primo intervallo e devo dire che l'ho accusato un po', forse ho esagerato, sono andato forse un po' verso più lo scomodo che il comodo, quindi ora il secondo lo ritaro, anche perché oggi non mi sento al 100% e quindi devo riuscire veramente, oltre alle temperature, a organizzare anche un po' le energie. Comunque continuo a correre qui dal bacino di Caldogno. Sono già 48 minuti, ho fatto 10 km. Adesso tra 7 minuti a 55 ho il terzo intervallo e ultimo, comodo scomodo. Il secondo l'ho affrontato meglio, molto meglio, e questo è anche un concetto importante. Durante l'allenamento, se avete da giocare con le intensità, anche qui capite come riparametrarle. Cioè, se avete degli intervalli e vi accorgete che ne avete 8, facciamo un esempio, e al terzo siete già cotti, non è che dovete continuare così. Riparametrateli in base a quello che il corpo quel giorno può dare. Quindi ovvio che se vi basate sul passo al chilometro è un casino, se invece vi basate sull'intensità, sullo sforzo percepito, cambiano tutte le regole del gioco, ed è il miglior modo per allenarsi ovviamente. E oggi finito l'allenamento qui a casa della suocera, ragazzi, c'era un po' di roba, melanzane, due spiedini minuscoli, qua dentro c'ho un po' di verdura, e poi lo sapete, qua c'ho i pomodori di Balzar che sono cresciuti, anzi adesso me ne prendo uno, si ricarico e integro con doping naturale. Però mi metto su anche un po' di riso bianco e un hamburgerino, così c'ho un bel pranzetto. È stata una giornata bella intensa che è partita molto presto questa mattina, quindi l'allenamento fatto in pausa pranzo, ho bisogno di staccare un attimo la testa, e per farlo voglio muovere il corpo. E siccome è veramente da tanto che non faccio più niente per l'allenamento Aerox, ho detto che volevo prepararmi per l'Aerox, ero partito, avevo fatto 3-4 giorni iniziando gli allenamenti, poi non ho fatto più niente, e quindi sapete che mi faccio? Mi metto qui sul vogatore, poi mi metto una
una decina di minuti sulla cyclette e poi mi vado a fare 20 minuti di corsa, così oggi accumulo un'altra mezz'oretta, 35 minuti di cardio e aggiungo un doppio allenamento alla giornata. Ci sta, vediamo poi come mi lascio a livello organico, perché oggi sono un po' stanchino, però davvero ho bisogno di muovere il corpo, non so se vi capita mai. Se non vengo a muovere il corpo adesso mi vado a rifugiare nel cibo, vado a mangiare schifezze, apro la credenza, apro il frigo, e questo penso che capiti a molte persone. Invece se in questi momenti uno si distrae e invece che farsi del male per appagarsi e per un attimo staccare lo stress si muove, è perfetto, si può andare a camminare, si può fare un po' di corpo libero. Io oggi scelgo di fare un po' di vogatore, così non so se questa Aerox riuscirò a farlo, però almeno qualcosa faccio. Mi piazzo, vogatore fatto, 5 minuti, 1250 metri. Ora sono qui sulla forza pura e faccio una decina di minuti. Allenamento particolare questo, perché questa bici, se vedete, ha due pedipelle che possono essere dissociate una dall'altra. Che cosa intendo? Che guardate, io posso pedalare solo con la destra, solo con la sinistra, con tutte e due insieme, e riuscire a pedalare correttamente non è banale, che vuol dire che bisogna organizzare bene il movimento, quindi si va a allenare la muscolatura in modo molto diverso. Lavorano tanto i flessori dell'anca, perché c'è anche il movimento di tirata, non solo quello di spinta, che bisogna organizzarsi bene, concentrarsi bene per pedalare correttamente, sennò si perde la coordinazione. E questo è un allenamento che ho inserito che mi sta dando degli enormi miglioramenti in bici. Ne faccio poco, 5-10 minuti alla fine di ogni allenamento sui rulli, quindi due volte a settimana, e adesso voglio iniziare a farla anche nei giorni in cui non faccio bici, così da lavorare proprio sulla tecnica di pedalata, la rotondità di pedalata e anche la muscolatura, che altrimenti è difficile allenare. Bene, continuo, che tosta qui, che sudata ragazzi qua su sta bici. Solo 9 minuti e 30, lì c'ho anche il ventilatore che sta andando a manetta, eppure guardate qua, tosta. Sugli ultimi 20 secondi scendo e vado a correre. Siamo a mercoledì, il tempo vola, anche questa settimana sta passando velocissimamente. Stamattina sveglia presto, sono ancora un po' stordito, ma mi metterò sui rulli in modo tale da riuscire a portare a casa l'allenamento di oggi in bici. Non vado in bici da sabato, quindi in queste settimane sto lasciando parecchio tempo, da lungo a quando poi riprendo ad allenarmi sui rulli infrasettimanale con la bicicletta. Oggi farò un'oretta, il menu prevede 10 intervalli da 3 più 1, dove i 3 minuti saranno un po' a un wattaggio intenso con una cadenza bassa e un minuto di recupero. Allenamento abbastanza tosto da fare la mattina, adesso mi faccio un bel caffè e salgo subito sui rulli, così faccio il mio dovere, mi mantengo disciplinato in questa settimana in cui so già che sarà molto difficile, quindi devo riuscire a inserire gli allenamenti come strategia personale appena sveglio, perché poi dato che la giornata sarà parecchio impegnativa sarà difficile riuscire a incastrarli e riuscire a fare allenamenti fatti bene. Quindi io vado sui rulli, qui mi sto creando l'allenamento, 3 minuti e 271 watt, non so perché 71 e poi 170 watt di recupero, 60 minuti, tutto pronto, manca solo metterci le gambe. Questo allenamento non parte benissimo, primo intervallo e le gambe sono già cotte, ma anch'io, vediamo se riesco a portarlo a casa così o se devo riparametrare un po' l'intervallo di potenza che ho messo, perché oggi l'ho alzato rispetto al solito, quindi vediamo se il corpo si organizza. Magari è solo che appena sveglio sono ancora un po' stanco, altrimenti riparametro. Questa è un'altra cosa importante da fare, cioè inutile che io qui stia a sputar sangue su un allenamento che poi mi lascia spossato, distrutto. Riparametro la potenza e in base alle condizioni di oggi riorganizzo il tutto. Guardate chi mi è venuto a dare man forte oggi. Lei sul tapis, io soffrendo qui al settimo intervallo sono riuscito a mantenere lo stesso wattaggio e me lo porto a casa. Mi sono meritato 2,5 pezzi di pizza. E quindi colazione? Uova. Oggi doppio allenamento, mi dirigo in piscina, sono le 6:15, faccio una mezz'oretta, 40 minuti, adesso vedo un po' come butta, mi sono fatto una mini tabella di allenamento molto flessibile. Sono un po' stanco, però questa settimana volevo metterci 3 nuotate, così da restare confident nel nuoto e mantenere un po' quella forza nelle braccia che non avevo mai avuto così, quindi dai, per questo mezzo Ironman almeno arrivo un po' più preparato nel nuoto di sempre. Ma
oltre che più preparato, più sicuro di me, che questa è la cosa importante. Nel nuoto partivo sempre con poca sicurezza, perché la poca sicurezza derivava dai pochi e scarsi allenamenti. Adesso non è che stia nuotando chissà che, però rispetto al solito sto nuotando parecchio. Quindi allenamentino, anche se facessi un allenamento blando, cosa che farò con qualche sprintino, già mi porterei a casa, oltre all'allenamento fisico, una sicurezza mentale. Questo spesso è importante, quindi oggi l'allenamento varrà più per questo che per altro. Ale, andato 2 km e 200 metri. Sto anche in tempo per andare a fare la spesa prima che chiuda il supermercato. Ho saltato gli ultimi 100 metri del faticamento oggi, però bello allenamento. Non banale, che le braccia erano proprio stanche, ma anche oggi portato a casa. E questa è una piccola vittoria. Accumulate piccole vittorie che fanno la differenza. Siamo già giovedì e oggi sono venuto a correre di mattina, sveglia alle 6. Mi sono messo al lavoro un'oretta, poi sono stato con le bimbe, con Paola. E adesso ho detto mi vado a fare una corsetta di mattina. Ancora non ho fatto colazione oggi. Ho preso un caffè con un po' di collagene e un po' di miele e ne ho approfittato che il cielo è coperto, è leggermente più fresco del solito. Oggi invece di stare sotto il solleone o allenarmi in pausa pranzo, ho voluto cambiare un po', anche perché le sensazioni di quando ci si allena sono diverse. E allenarsi la mattina è diverso dall'allenarsi a pranzo, che è diverso dall'allenarsi alla sera. E quindi faccio un po' di rotazione anche con gli orari di allenamento. Comunque oggi allenamento facile, 1:10 di corsa aerobica rigenerante. Il corpo è stanco e quindi le sensazioni percepite, se non rallento, si alzano subito, lo sforzo percepito. Quindi oggi sarà un lavoro di gestione. Sono già a 15 minuti e mancano 55. Corsa per le campagne, così da stare un po' da solo senza rumore, e poi si riprende a lavorare. Quindi oggi la corsa mi serve per energizzarmi. Allenamento concluso, 1:15 ho fatto alla fine. Volevo fare 1:10, ma mi ero allontanato un po' più del previsto e ho fatto 5 minuti in più, che non ci stanno mai male. Non ho un millimetro del corpo asciutto, davvero. Un periodo che qui l'umidità è sopra l'80-85%, quindi è più difficile allenarsi, indipendentemente da che ora si parte. Quindi l'allenamento, nonostante ho abbassato l'intensità, non è stato facile. Bello tosto, però, e qua secondo me c'è una cosa di importante che ripeto spesso, quando le condizioni esterne sono più difficili, sono più toste, sono più sfidanti, è là dove l'allenamento vale di più. Perché? Perché oltre al fatto di correre, di dover ovviamente resistere alla corsa, bisogna mettere in atto tanti altri adattamenti di gestione, che se non ci esponiamo mai a situazioni più difficili, questi adattamenti mentali, psicologici, fisiologici, è difficile che li facciamo. Quindi sfruttatele le condizioni esterne, non per fare più fatica, ma per imparare a gestire meglio le condizioni interne. Adesso sapete che faccio prima di colazione? Vengo qua, guardate che trovo. Mi vuole bene quella pianta, tira fuori sempre nuovi pomodori di Balzar, super buoni. Mamma mia, che roba. Prima di pranzo, allenamento qui in palestra. Riprendo col corpo libero, che settimana scorsa avevo un po' tralasciato, se non qualche snack motorio. E oggi alleno un po' la parte superiore con trazioni alla sbarra e parallele, quindi dips alle parallele, un po' di affondi, quindi poi faccio girare il sangue anche sulla parte superiore, un po' di affondi con... Qui ho lo zaino. Da 20 kg in cui sto prendendo confidenza per il progetto Irox. E poi faccio un circuito in super serie con anelli. Mi tiro, faccio un row agli anelli e push up a terra. Questo è il menù. Vado. Venerdì, avviata la macchina qui. Ho svegliato le bimbe, poi oggi Paola le ha portate all'asilo e facciamo un po' i turni. Adesso mi sto preparando, che ore sono? Quasi le 8, per buttarmi sui rulli, 1 ora di rulli oggi. Gambe stanche, quindi oggi ho pure un allenamento abbastanza intenso. Queste 3 settimane comunque sui rulli ho spinto come non mai, anche se 2 volte a settimana, ma intense. E domani ho il lungo di bici, quindi non ci penso neanche a domani, perché sennò le gambe già piangono. Quindi adesso mi cambio, sto preparando tutto e mi butto nella mia Dan caverna di sotto sui rulli. Fischia che ti passa, fischia che ti passa. E non è facile
bisogna pur allenarsi alla scomodità, sennò qui stiamo diventando tutti esseri umani da zoo super comodi, evitiamo tutto quello che è leggermente faticoso, non ci muoviamo più, e quindi anche se questo comunque è essere un essere umano da zoo, mettersi in bicicletta sui rulli, non è che è una cosa da essere umano naturale, però almeno è un escamotage per muovere il corpo e in qualche modo dargli un attimo di scomodità, ecco. Sono nell'intervallo di recupero dell'allenamento di oggi, allora, 10 minuti di riscaldamento, andate, ve lo faccio prima vedere qui, che è, ecco. 10 minuti di riscaldamento, poi 4 serie da 1 minuto intenso a livello di watt, 3 minuti comunque appena sotto, 10 minuti di defaticamento, tra virgolette, di intervallo di recupero che sto facendo ora, e poi tra 5 minuti mi parte una serie di 4 intervalli abbastanza tosti con 5 minuti ad alti watt. Le gambe ci sono, stanche, ma oggi ci credo che anche oggi riescono a farmi terminare questo allenamento. Sto alzando un po' l'asticella sui rulli, sempre ovviamente in modo sostenibile. Faccio un po' più di fatica, ma non ero mai arrivato a questi wattaggi, quindi miglioramenti con la costanza, la pazienza, si vedono, è tutto lì. Lo so che ancora ce n'ho di miglioramento, sono contento che piano piano sto riuscendo a migliorare in bici, lo vedo oggettivamente dai watt che riesco a spingere a parità di sforzo, questo è importante. Costanza e pazienza, ragazzi, è questo il segreto, non ce ne sono altri. C'è il mettersi su, pedalare ovviamente, fare un programma d'allenamento corretto per se stessi, ottimizzato. Io mi alleno 2 volte con i rulli a settimana e questo mi sta permettendo di migliorare, pensate, rispetto magari a quando me ne allenavo 3, e un lungo di 3 ore di weekend, quindi non faccio tanti chilometri rispetto a chi si allena in bici, non dico ciclisti, ma anche triatleti, credo che si allenino il doppio o il triplo di questo. Eppure sto riuscendo a migliorare di volta in volta, questo per farvi capire che non è chi si allena di più, chi si allena in modo più intelligente, si sa ascoltare e capisce in base al resto della sua vita. Quindi io non faccio l'atleta professionista, appena finisco qui faccio una colazione veloce e poi sono già a lavorare, e quindi bisogna trovare il modo per rendere sostenibile ed ecologico l'allenamento. Io ci sto riuscendo sempre meglio e secondo me questa è una delle chiavi che vi invito a trovare: non allenarvi di più, che quando iniziate ad essere stanchi e spossati gli allenamenti non li ammortizzate più bene. Continuerò così, che con costanza e pazienza i miglioramenti si vedono, e quando poi uno esagera, che magari si ferma, lascia perdere o vuole far troppo e si fa male. Quindi il segreto sta nella costanza, ragazzi. Per avere costanza serve anche tanta pazienza. Allenamento finito, sono fradicio. Se allenarsi in questo periodo dell'anno, soprattutto con questa stagione qui in pianura padana, non è banale, soprattutto perché c'è tanta umidità, si suda tanto e quindi bisogna reintegrarsi bene, bisogna anche scegliere bene come allenarsi. Allenamenti un po' troppo lunghi, soprattutto sui rulli, non sono deleteri anche fuori, quindi mi sto dosando anche in questo. Non è facile, non è facile, quindi ammetto che bisogna gestire difficoltà anche organizzative. Allora, appena tornato a casa dalla sagra di paese con la family, quasi mezzanotte, adesso preparo la bici qua, gonfio le gomme così per domani c'è tutto pronto, che la sveglia è settata molto presto per andare a fare il lungo di domani, 3 ore più poi 35 minuti di corsa, quindi un lungo combinato, sempre un lungo per il mezzo, sto intorno alle 3 ore, non ho proprio la voglia di fare più di 3 ore, secondo me non mi serve neanche a niente. Secondo me 3 ore sono più che sufficienti per preparare un mezzo, perlomeno per me, così riesco a farmi un bel combinato e poi ad avere anche tutta la giornata davanti. Adesso prepariamo il bolide e andiamo a letto. Ale, iniziata anche la gomma della lenticolare. Ho ritrovato anche il pezzo qua, ragazzi, pensavo di aver perso. Buongiorno, ho già messo la sveglia prima, non è ancora giorno, adesso prendo un bel caffè e mi preparo per uscire non appena si fa luce. Oggi voglio partire un po' prima perché voglio evitare completamente le macchine. Gli altri giorni sono partito sì presto, ma comunque sia per un motivo o per l'altro non presto quanto volessi. Sono le 5:30, faccio un caffettino, mi preparo e salgo subito in bici, così da ridurre al minimo il rischio che ci siano macchine in giro, e anche perché almeno sarò a casa presto per bere tutta la giornata con la famiglia. Questa, ragazzi, è una delle mie cose preferite, soprattutto per colazione o merenda: gallette, burro
e il miele. Non è un consiglio nutrizionale, eh? È una cosa che io da sempre, fin da piccolo, mangio, che mi piace e che mi dà soddisfazione ed energia. Non emulate o copiate l'alimentazione di qualcun altro, che non sapete il suo metabolismo, come digerisce, quante calorie brucia al giorno. Ci metto anche un po' di sale celtico sopra, quindi gallette, burro, miele, sale celtico, un bel caffè, aspettando che faccia giorno per partire. Ale, ho preparato tutte e tre le borracce con dei sali. Qui, se vedete, c'è la bici pronta per essere caricata. Io devo dire che sono pronto, devo allacciare il casco e finalmente fuori si è fatto giorno. Quindi ora si parte per questo lungo di 3 ore di bici. E oggi metto anche gli occhiali alla faccia di Moscerini. Stessa storia, stesso. Questo è il quarto allenamento lungo che faccio di fila. Quindi sono stato abbastanza costante. Tra l'altro, quarto allenamento che faccio dopo una settimana comunque, dove malgrado tutto riesco ad essere costante. Quindi c'è un po' la stanchezza della fatica accumulata. C'è la gamba comunque stanca del venerdì, dove faccio sempre dei rulli abbastanza intensi per me a livello di wattaggio, e quindi sono contento che per 4 settimane di fila sono riuscito ad essere costante con quello che mi ero prefissato. Quindi anche oggi mi porto a casa queste 3 orette. Vediamo un po', oggi non so che aspettarmi dalle gambe e dalle sensazioni. Vi faccio sapere tra un po', tanto parto. Allora, oggi ho cambiato giro, un po' c'ho pure la compagnia, però sta preparando l'Ironman di Cervia. E oggi, niente, dopo 2 ore ci siamo presi un po' easy. Qua, caffettino, succo di frutta. Qui c'è parcheggiata lì a vista. Siamo a... siamo qui, comunque siamo venuti un po' in salita. Quindi 5 minuti, pausa caffè, recupero e poi fa l'altra oretta e la mezz'ora di corsa. Ale, arrivato a casa, 3 ore e 3 minuti oggi. Oggi ho cambiato giro, non ho fatto il giro solito, infatti di dislivello ho 550 metri, circa 350-400 meno delle altre uscite, quindi oggi è stata molto più facile. Ho spinto in pianura, ho fatto un po' di lavoretti. La gamba è stanca ma risponde molto bene. Il giro di oggi devo dire che l'ho fatto molto più facile. Eccole! Ciao, svegliate? Uno che ha aperto gli occhi dicendo... Papà, eccolo! Eccolo, papà, sai che fa adesso? Ha fatto un bel giro in bici, fa 30 minuti di corsa e torna e stiamo insieme tutto il giorno, va bene? Mi dai un bacino, Deva, che vado? Ti vuoi arrampicare? Porca miseria, che scimmietta, dammi un bacino, dai! È un bacino che andiamo... Allora, dicevo, la bici è andata bene. Adesso 35 minuti di combinato, sempre per iniziare a inizializzare le gambe dopo la corsa, farle sentire, percepire, anche prendere confidenza con la sensazione di corsa dopo la bici. E si parte, appena partito, con questo combinato. La gamba è stanca, e infatti serve proprio a questo. Mezz'ora, 35 minuti per insegnare alle gambe a correre dopo un bel giro in bici. E poi quello che succederà in gara. È triathlon, ragazzi. Ragazzi, c'è anche da dare qualche input ogni tanto e mettere insieme le discipline, soprattutto bici e corsa. Oggi 35 minuti facili rispetto alla settimana scorsa, dove i primi 10 li avevo fatti a ritmo gara. Oggi calo un po' l'intensità, ma mantengo il volume. E poi una bella colazione. Ultimo minuto e 15 secondi. Qua 7 km appena finiti, ultimo minuto e si rientra a casa. Combinato, diciamo così, dai, gestito, non facilissimo, stanco a livello muscolare e ho fame, ho molta fame, oltre che sete, quindi un po' a livello organico forse, neanche tanto, più che c'ho proprio fame. Serve un po' di recupero rapido e mega idratazione, eh? Sapete dove sto andando, sì. Ecco. 1, 2, guarda quello che bello. 3. Piccolini questi ma compatti. Già tengo un pezzo di foglia. Mamma mia. Aumentano pure la sudorazione. Il corpo si gasa. Prendo un altro, va, che altro che sta roba grossa, eh. Allora, facciamo queste uova. Prendiamo la padella, un po' di olio di cocco. Facciamo vedere il segreto. Questa è una delle ricette. Semplicissima. 4 bianchi d'uovo, 5-6 a seconda di quanta fame si ha. Questi rossi sono un po'... queste non sono uova del contadino, per quanto scelgo quelle biologiche. Niente. Mamma! Che c'è, Eva? Mamma! Che c'è? Guarda che sto preparando le uova, eh. Dai, ne faccio 4. Mamma! Io sono papà, che mamma? Papà.
Sì, le scramboliamo queste. Okay. Quando avete finito i rossi sopra, guardate che rossi liquidi, ma che rossa ci sarà. E spegno la fiamma, una breve rosolata, uova preparate. Diamo un po' una pulita qui a sta bici, che io sono pessimo nel tenere le cose fisiche. Mi riprometto sempre di diventare più bravo. Questa ogni volta la prendo, poi la rimetto a posto, che è sudata, soprattutto d'estate, unta e bisunta. Oggi gli diamo una bella pulitina, ma proprio easy, eh. Gli ho spruzzato un po' di acqua all'ozono, o l'ozonificatore, se si chiama così, per la lavatrice, che mi ha svoltato con il lavaggio dei panni, dei vestiti, quindi lavo a freddo senza detersivo, è uno spettacolo. Poi se l'acqua non la mette su uno spruzzino come questo, diventa per 15 minuti, è un disinfettante naturale. E ci ho pulito anche la bici, sta venendo uno spettacolo, pulisce che è una meraviglia. Stamattina, a differenza della settimana scorsa, domenica mattina, non sono andato a correre subito. Sono qui che gioco con le bimbe, stiamo giocando con le matrioska. Mattinata dedicata allo stare in famiglia. Servono energie comunque per giocare con le bimbe, non è scontato. Comunque oggi ho scelto di andare a correre più tardi. Uno, per collezionare un po' di energie. Due, perché volevo fare una mattinata un po' più easy. E tre, perché comunque qui c'è un'umidità bestiale, anche la mattina presto è comunque molto umido, quindi a questo punto ho detto vado a correre più tardi, ci sarà il sole, sarà più caldo, ma forse sarà meno umido, che poi è quella la cosa più impegnativa, non tanto il caldo per me, parlo per me, ma molto più l'umido. Qui abito in pianura padana e le temperature sono toste. Comunque devo collezionare un po' di energie per riuscire ad andare a correre, perché oggi ho 1 ora e 45 minuti. Guardate qua, la giornata sembra splendida, anzi è splendida, non c'è neanche una nuvola. Quindi dai, promette bene, sarà bella tosta oggi, già la sento l'aria pesante, ma ci sta. Ultime settimane di caldo, adattamento ormai completato, e chissà come sarà a Cervia. Sarà molto molto caldo e umido, allora lì giocherò in casa, oppure sarà un po' più fresco e magari si riuscirà a sfruttare tutto questo allenamento in condizioni atmosferiche un po' più avverse. Vedremo. Che c'è? Rientro? Vuoi uscire tu? Sì? Dai, vieni. Che facciamo? Andiamo sulla casetta? Sì. Ragazzi, in quella casetta questa mattina ci saranno forse 70 gradi. Che dici? Andiamo sulla casetta? Andiamo, dai. Andiamo a fare la sauna. La sauna nella casetta. Questo allenamento, questo lo segno come training. 11 e mezzo scoccate, tutto pronto per andare a correre, a parte le energie. Allora, mi sono preparato una flask con degli elettroliti, me la porto così a mano, un gelino da testare, questo è nuovo, e due pasticche di sodio, perché sono sicuro che oggi suderò veramente tanto, e quindi è importante gestire bene l'idratazione, che è quella che con queste temperature è tosta. Sarà comunque molto caldo e soprattutto molto umido, e quindi bisogna prepararsi. Vediamo cosa viene fuori. Per il resto, fascia cardio messa, vediamo se funziona, perché mi sta sballinando nell'ultimo periodo. Oggi metto il Garmin invece che l'Apple Watch Ultra. Faccio test, poi vi dirò, sto elucubrando un po' di cose. E cos'altro? Niente. Lì c'è la family che si rilassa e io invece esco a fare un po' di sana fatica. Dai, che vado a correre. 5, da e pugno. Grande! Ciao amori miei, io vado. Ciao! Ah, bello fresco qua fuori. Bene, bene, dai. Facciamoci coraggio e andiamo. Anche oggi si mantiene alta la disciplina. Le scuse ci sono sempre, ragazzi. Sono sempre. È freddo, è caldo, è umido, è nevica, è piove, c'è ghiaccio, e fa male la pancia, mi gira la testa, e devo lavorare, non ho tempo, eccetera. Ragazzi, questo è tempo che dedicate a voi stessi. Non avete capito la potenza, l'investimento di un'ora per voi. Vabbè, io adesso sto andando a fare il lungo, perché ho un obiettivo. Mi sono organizzato per riuscire a incastrare tutto bene, ma neanche incastrare. Ecologia, ragazzi, la sostenibilità, e mettere insieme tutto per essere la migliore versione di se stessi e dare il proprio meglio. Poi si può fare di più, certo, ma oggi io so che sto dando il mio meglio. Corsa, facciamogli prendere tutto connesso, poppatina la flask, giusto così per gradire la partenza. E oggi 1 ora e 45 minuti di lungo intensità. Mi baso sullo sforzo percepito, anche perché c'è da gestire molto bene il clima. Vediamo quello che viene fuori. Primi
45 minuti andati. Già finito la flask più o meno. Ho preso anche una pillola di sodio. Mi sento bene. Sono le gambe un po' stanche dal combinato di ieri, ma tutto sommato molto bene. Sto gestendomi in aerobico e quindi ottimo, battiti sotto i 150-145. Dai, 9 km andati e per ora tutto va bene. Un'ora e 6 minuti fatta. Flask finita. Non so se vi capita anche a voi di voler tirar fuori anche l'ultima goccia quando si ha sete. Comunque ora mi fermo a una fontana e la ricarico perché oggi si suda e tanto. Ah, bella fresca. La screndita, approfitto per rinfrescarmi faccia, testa, coppino. Non mi ci butto dentro solo per rispetto. Questa ragazzi è un'oasi. Un'ora e 35, 19 km e mezzo. Oggi devo dire che è stata tosta, ma meno delle altre settimane. Il che vuol dire che, nonostante la fatica accumulata di queste settimane, il corpo sta diventando più forte, perché anche ieri ho avuto una sensazione di sforzo percepito migliore del solito. Oggi pensavo di fare una fatica bestiale e invece la sto gestendo bene. Ultimi 9 minuti, sono stanco, sì, però allenamento, finito l'allenamento, bevo un po' e sono nuovo, quindi bene. Tanto ho finito un'altra flask, quindi un litro d'acqua oggi in corsa. Ne avrei bevuta ancora, solo che ormai sono arrivato, quindi è inutile cercare un'altra fontana. E devo dire, ragazzi, la costanza paga sempre, la pazienza, l'umiltà di capire dove si è, che livello si è, e comportarsi di conseguenza senza voler far più di quello che si vorrebbe fare e senza neanche far meno di quello che si potrebbe fare. Comunque, settimana, devo dire, soddisfacente per me. Il mezzo Ironman si avvicina. Daniele, lo dico a te questo. Mi raccomando, non mollare in queste settimane. Continua con questa costanza perché stai andando veramente bene. E bravo perché stai inserendoci tutto. Lavoro, famiglia, sport e gestendo anche rogne non indifferenti. Quindi bravo. Ditevelo anche voi bravi, bravo o brava, ogni tanto quando vi impegnate, quando sapete che state dando il vostro meglio, perché poi è questo quello che conta, e fate le scelte giuste, quelle che vi portano verso la migliore versione di voi stessi, verso il poter esprimere il vostro vero potenziale, mi raccomando, perché la chiave del successo risiede qui: costanza, pazienza e disciplina, e sapersi ascoltare e sapersi gestire. Allenamento finito, sono fradicio. E adesso lo sapete, sì, dove vado. È arrivato il momento della mia integrazione naturale. Vediamo un po' che c'è. Sei curioso? Io sì. Guarda che quanto anni c'è. Questo ragazzi secondo me si avvicina all'illegale, eh. Questa esplosione di gusto. Sempre domenica, giornata. Oggi è stata una bella giornata, passata a casa però in famiglia, con le bimbe, con Paola. Siamo stati insieme sia stamattina che dopo la corsa. Poi un po' di lavoro, avevo bisogno anche di mettere un attimo la testa al lavoro, perché sennò domani, che è lunedì, riparte tutto troppo velocemente, e questa è una fase molto sia delicata che abbastanza intensa, quindi avevo bisogno anche di mettermi un attimo con la testa lì. E adesso andremo a cenare qui dai suoceri, ma prima di cena mi faccio un quarto d'ora di forza funzionale, anche se sono un po' stanco, però ho bisogno anche di muovere il corpo stasera, perché oggi ho mangiato un po' disordinatamente, anzi diciamo che questa settimana ho mangiato molto disordinatamente anche oggi, quindi sì, dai, per digerire meglio un po' di movimento so che mi fa bene.